La società libertaria sarebbe basata sui contratti volontari. Oggi molte persone non riescono a immaginare certi servizi come l'istruzione, la sanità, la sicurezza, se non ci fosse lo Stato ad offrirli. Dove finiremmo se lo Stato non si prendesse cura di noi? In realtà i servizi sarebbero offerti dal libero mercato. Una società libera e libertaria funzionerebbe un po' come Internet. Invece di sottomettersi all'autorità della maggioranza o dello Stato, le persone sarebbero in grado di organizzarsi spontaneamente e volontariamente senza coercizione o controllo dall'alto. Pensiamo ad esempio a Wikipedia, l'enciclopedia di Internet, che è un progetto anarchico, anzi non è un progetto, perché non ha una direzione centralizzata. È il risultato di un processo spontaneo di interazione di miliardi di individui, Internet, che interagiscono insieme senza un governo centrale. Internet non ha proprietari, ma si espande attraverso singoli accordi volontari tra migliaia di organizzazioni, fornitori di servizi, società, istituzioni, e ciascuna controlla solo una piccola frazione della rete. In Internet ci sono semplici e poche regole. Tutto il resto è lasciato alle decisioni di chi contribuisce, partecipa e naviga. Con queste poche e semplici regole, milioni di società, organizzazioni, individui sono liberi di comunicare, creare nuovi domini, offrire servizi, vendere prodotti e perfino creare nuovi protocolli di comunicazione e proporli ad altri per adottarli. Questa varietà, libertà e autonomia organizzativa in Internet funziona incredibilmente bene. Allo stesso modo, una società libertaria avrebbe pochissime regole. La regola principale sarebbe quella di non iniziare alcuna forma di aggressione contro la proprietà degli altri, né come violenza fisica, né come furto, né come frode. Ciascuno potrà offrire i servizi che desidera, compresi quelli che oggi vengono considerati pubblici o di esclusiva pertinenza statale, come appunto la sanità, l'istruzione, la sicurezza, l'amministrazione della giustizia e anche la legislazione stessa. Ciascuno potrà dar vita o inserirsi in comunità di tutti i tipi, monarchiche, comuniste, conservatrici, religiose, anche autoritarie, purché l'adesione sia volontaria e non ci sia aggressione tra queste comunità. Le unità amministrative sarebbero numerose in competizione, come abbiamo detto prima. Gli amministratori locali avrebbero un particolare riguardo verso i residenti affinché rimangano sul territorio e non come oggi che i cittadini dello Stato democratico sono vacche da mungere. L'importante è la volontarietà e la mancanza di coercizione, cosa possibile in piccole società autonome, autogovernate e volontarie. Invece nei paesi democratici attuali il singolo cittadino non ha mai stipulato con il governo alcun contratto che specifichi il suo dovere a pagare le tasse e come anche il dovere dello Stato a fornire alcuni servizi. Oltretutto lo Stato ha la facoltà di cambiare le regole in ogni momento, introducendo così un elevato grado di incertezza nel diritto. Un esempio: potremmo aver pagato i contributi pensionistici per anni con l'aspettativa di ricevere una certa somma di denaro al momento della pensione, ma il governo, qualora lo ritenesse opportuno, può decidere di modificare quell'ammontare di denaro in un attimo. Al contrario, una società libertaria sarebbe basata su rapporti interpersonali e anche tra gli individui e le autorità, basate su contratti chiari, dove i termini non possono essere modificati a piacimento dagli amministratori. E questi contratti sarebbero anche tutti diversi. I cittadini potrebbero scegliere tra un'ampia gamma di soluzioni contrattuali.